Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale Ginger Life. Oggi la recensione della spesa la faccio io perché l'Aurora non stava tanto bene, sono un po' raffreddata, allora lasciamo stare. La faccio io per una volta, anche se ci sono dei prodotti che comunque più che altro usava lei, spero di recensirli bene così almeno non vi lamentate. Allora, per quanto riguarda la spesa, oggi siamo andati al Penny e all'Inns, i nostri supermercati. Oggi siamo andati al Penny perché c'erano delle offerte e allora siamo andati anche in questo supermercato. Allora, l'Aurora ha trovato dei prodotti che di solito usa lei, mi aveva già fatto comprare a me in passato perché li trovava solo al Penny Market. Allora, sono i prodotti dell'Avenida. Io adesso non sto a recensirli più di tanto perché so che, visto che l'ha ricomprata, si è trovata molto bene. Allora, ha comprato questo scrub viso e corpo che lei usa di solito quando si lava la faccia oppure quando fa la doccia. Ha comprato questo, cos'è questo? Crema viso anti-età giorno. Anche questa crema qui, lei usa molto le cremine durante, quando la sera deve venire a letto, al mattino, e ha detto che anche con questa crema si è trovata molto bene, e una crema viso idratante. Allora, questi prodotti insieme al latte detergente, che lei usa spesso anche per lavarsi la faccia. Allora, io questi prodotti non li uso, però visto che li ho ricomprati, penso che si sia trovata molto bene. Li avevano levati ultimamente dal Penny Market, adesso li hanno rimessi e quindi siamo tornati per acquistarli, visto che erano in offerta. Allora, per quanto riguarda la nostra spesa, abbiamo comprato all'Inns la nostra solita roba, quindi abbiamo le nostre uova fresche, biologiche. Queste qui ci troviamo bene perché sono abbastanza buone. I miei yogurt di soia, che l'Aurora si lamenta sempre che io li prendo sempre con la frutta dentro, dice no, vanno bianchi, devono essere bianchi perché la frutta non va bene. Diciamo che non ha tutti i torti. Però lì all'Inns trovo solo questo tipo di yogurt di soia che c'è sia con le albicocche e sia con le fragole. A me le fragole non è che piacciono tantissimo negli yogurt, quindi li prendo con l'albicocca. Sono buone, devo dire. Ho comprato le mozzarelle, sempre lì all'Inns, mozzarella biologica. Anche queste qui ne ho provate di diversi tipi, sia la Coop sia la Unes, e devo dire che questa costa leggermente meno ed è molto buona. Yogurt greco, il nostro yogurt greco che in casa nostra non manca mai. Mi raccomando, diciamo che me l'ha fatto notare l'Aurora questa cosa qua. Lo yogurt greco che prendevo prima io alla Lidl, quello col barattolone, non dovrebbe avere anche della panna dentro, quindi occhio, diffidate di questi prodotti perché lo yogurt greco bianco naturale con 0% di grassi è quello non tanto cremoso ma quello un po' più pastoso. Quindi questo qui che troviamo all'Inns ha lo 0% di grassi, è buono ed è veramente lo yogurt greco. Altro tipo di yogurt che in casa nostra non manca mai è lo yogurt bianco, quello magro. Allora, oggi ho trovato questo non all'Inns ma al Penny della Müller, l'avevo già provato, è molto buono, però diciamo che noi prendiamo altri tipi di yogurt bianchi perché forse in questo qui non è proprio magro, ma eravamo già al Penny, ho trovato questo tipo di yogurt e ho preso questo qua. Comunque è buono anche questo. Altri prodotti che ha trovato al Penny l'Aurora. Allora, i suoi dischetti struccanti, che io non uso, però li usa lei, li fa andare parecchio per mettersi le creme, levarsi le creme, struccarsi, queste cose qui che fanno le donne. Costavano veramente poco, li ha presi perché erano in offerta. Altra cosa che usiamo in casa, i cotton fioc, anche questi comprati al Penny. Su questi non è che c'è tanto da dire, quindi uno vale l'altro, guardate sempre nei supermercati quello che costa meno
comunque almeno spendete meno acquistando lo stesso tipo di prodotto. Ho comprato al Penny il nostro avocado, che facciamo sempre noi la nostra salsa al guacamole, e comunque erano belli, erano ancora abbastanza duri, quindi a tempo di maturare, perché se li trovate già scuri e comunque molto molli dovete farli andare subito, perché essendo frutta tropicale, quindi è congelata, non dura tantissimo. Quando li scongelano tempo una settimana diventano già da far andare. A Lins ci siamo fermati, ho comprato il nostro latte di riso bio. Questo qui è buono, a differenza di altre marche, costa molto meno ed è buono. Il nostro latte di soia, sempre all'Inns, anche questo qui costa molto meno di tanti altri tipi di latti di soia e devo dire che il gusto mi piace parecchio. Ho comprato la nostra passata di pomodoro, che non ce n'era più, anche questa qua bio. E questa la facciamo andare molto per fare sughi, per fare la nostra pasta, per fare delle ricette magari con le lasagne. E comunque questa salsa io di solito uso la Mutti perché è molto molto buona, e però anche questa qui dell'Inns devo dire che non è malaccio. I nostri fagioli che usiamo per fare le nostre fagiolate, comunque noi essendo semi vegetariani, perché comunque sapete mangiamo il pesce, e facciamo andare molti fagioli, quindi abbiamo comprato i nostri fagioli borlotti, che sono nella scatola di carta, quindi è riciclabile, Tetra Pak, quindi potete anche inquinare meno il pianeta. Il nostro colluttorio, che abbiamo trovato all'Inns, l'aveva già fatto vedere l'Aurora in un'altra recensione di spesa, che non ha all'interno l'alcol, quindi non brucia tantissimo, ha un gusto piacevole e devo dire che disinfetta bene. I nostri grissini torinesi, che ormai invece del pane tante volte compriamo questi, così ne mangiamo meno, sono croccanti, sono buoni, come sapete, e devo dire che ci troviamo bene anche con questi. Poi vi volevo far vedere, per i maschietti stavolta, ho trovato come vino, un vino rosso, oltre po' pavese, questo Barbera all'Inns. Costa, diciamo che come bottiglie di Barbera bisogna stare sui 3 euro almeno, quelle che costano 1 euro, 1,50 euro non sono proprio il massimo della libidine, però questo tipo di vino costa 3 euro a bottiglia e devo dire che io che soffro ogni tanto di bruciore di stomaco, soprattutto quando bevo il vino, devo dire che questo vino qui è molto buono, perché non mi fa assolutamente venire bruciore di stomaco e ha un gusto molto piacevole. Quindi ricordatevelo, all'Inns costa circa 3 euro, oltre po' pavese, un Barberino, ok? Che potete mangiare con chi mangia carne, con gli arrosti e via dicendo. Allora, questa è la nostra spesa di oggi, spero di averla recensita bene come fa l'Aurora. Mi dispiace di non aver spiegato tantissimo le creme che usa lei, perché io non usandole non è che posso recensirle più di tanto. Ve lo fate vedere, sappiate che al Penny sono in offerta, quindi non so fino a quando dureranno le offerte, ma come marca la Venida è molto buona. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima recensione, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale così potete vedere i nostri video tutte le volte che li postiamo. Un saluto ai vecchi iscritti e ai nuovi iscritti e alla prossima volta. Ciao a tutti!